I programmi di Radio DJ sono anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi. Non potevamo cominciare meglio. Kim Wilde, You Came 1988, perché tra le tante cose che abbiamo dimenticato di ricordarvi è che oggi siamo tutti vestiti anni 80, quindi oggi è il venerdì stracasual, cioè vestitevi come stracasual vi pare, però a tema anni 80. Poi mi chiederete perché sono vestito così, ve lo dirò dopo alle 730, sì, no. Perché a prima vista non sembrerei un anni 80, no, ma lo sono. Ma no, ma anche a seconda vista voi non sembri anni 80. Anche a terza vista. Sì, dai, lo facciamo alle 7:30. Ciascuno, come al solito, racconterà il proprio vestito. Magari chiediamo ad Enrico di fare le previsioni utilizzando solo termini anni 80, tipo togo, mamma mia, figherrimo. Troppo giusto. Troppo giusto, sì. Molto paninare. Paninare. Guarda, lo dice uno vestito tutto il ciarro. Ops, ho spoilerato. No. Non devo spoilerare. 342-00-00-700. Chi comincia oggi? È lunga, eh? Sì, si è tutta. Beh, è la sigla quando la lanci. Sigla! Sigla! Venerdì 20 gennaio 2023, questa è Radio DJ. Canta la patria! Buongiorno, va tutto bene! Va gonfie bene! Il trio Medusa e l'intese motocicletta riesce a capire tipo tutto a po'. C'è il trio Medusa con il You Don't Stop, canzoni travisate sembra Pinky Piot, tre culattoni, una quota rosa, ora senti come suona, comincia la mattina tutto in culo alla balena, come dice Lino, porca puttana. Se mi chiedi come va, va tutto bene. Se mi chiedi come va, va gonfie bene. Ascolto, bentornati da parte di Giorgio Gabriele. Ma che bello il messaggio arrivato al 342-00-00-700. Bellissimo, Veronica. Questi sono i lanci sigla che mi danno grande soddisfazione. Bravi. Sì. Poi sono familiari, capito? Sì, coinvolgono tutto il nucleo. Bellissimo, dai. Bellissimo. Oggi prevedo che la puntata finisca in rissa, perché noi chiaramente siamo grandi fautori e amanti degli anni 80. Dall'altra parte abbiamo Patrizio Mattei che vuole denigrare gli anni 80. Io ho un file degli anni 80 che è proprio un'icona, diciamo, se volete ve lo faccio ascoltare. A questo punto sì. Buongiorno miei cari vicini, vaffanculo, sì, sì, ve lo ricordate? Vaffanculo anche a voi. Eh beh, questo è di Murphy, certo, è Principe Cercamoglio. Ah, per te gli anni 80 sono vaffanculo, perfetto. È di Murphy. Pensa che stavamo dicendo che è una trasmissione per famiglie, bravo, certo, per aver cominciato subito. Hai rovinato subito tutto. Questo fa capire il mio rapporto con gli anni 80. Questo fa capire che chiaramente è una cosa estemporanea, perché sì, nessuno se l'aspettava. Veronica, il tuo rapporto con gli anni 80 ti piace? Molto, soprattutto dal punto di vista musicale, sono assolutamente l'opposto di quello della. Abbiamo qualcuno intelligente all'interno del gruppo. La stella non direi che glielo chiediamo, perché vabbè, Bruce Springsteen accidenti, è anni 80, il boss è anni 80. Beh, in Italia diciamo, in Italia, prima, negli Stati Uniti, e anche se poi la sua carriera, come dire, rispetto ad altri anche adesso, Bruce è Bruce. Allora, però abbiamo fatto una promessa di aprire con persone che al 342 00 00 700 ci vogliono correggere sugli accenti di alcuni luoghi, perché giustamente se ci vivi ci tieni. Sì. Amici, dovete pensare che non è così agile per noi pronunciare in continuazione città, piccoli centri, anche posti dove non siamo mai stati, esatto, magari, no? Ed azzeccare magari l'accento. Allora, partiamo da chi? Sentiamo. Si dice venegono superiore o inferiore, mm-hmm, e non venegono. No. Ma è no, colpa nostra, quando abbiamo chiesto Enrico la previsione puntuale su venegono superiore. Ecco. Mi dispiace, tutte le volte che ho parlato di venegono superiore, ragazzi, abbiamo sbagliato in continuazione. Ma non sa quanto sono arrabbiati quelli di venegono inferiore, mai nominati. È vero. Io sapevo che eravamo lì per avere la cittadinanza onoraria come a Livigno, ma non ce la dà. A venegono non ce la danno più. Porco Giuda. Ancora. Comunque trio si dice Bologna, non Bologna. Ma chi lo dice Bologna? Ma chi lo dice Bologna? Ma chi lo dice Bologna? Chi l'ha detto Bologna? No, questo, non qui da noi, ancora. E comunque si dice Chieti e non Chieti, nonostante la regola della dizione dice che Ieva aperta. Ecco.
Ma no, quello è solo per la gag, perché di dove sei? Chieti. Di dove sei? Chieti. Di dove sei? Chieti. Di dove sei? Chieti. Possiamo andare avanti un'ora? Se non lo dice stop. Se dici chieti, la gag è buona. È finita. Hai la possibilità di mandare ancora due, dai. Due. Si dice Bormio, non Barmia. No. Quando diciamo Bormio? Sempre detto Bormio. E qua no, no, siamo quasi madrelingua ormai, quindi. E se vuoi anche Morbegno. Profumo di legna, Tirano. Sondalo e palle. Tre palle. Dove gli abitanti si chiamano fenomeni. Ok, andiamo avanti. Dai, l'ultimo. Ciao ragazzi, non ci crederete, ma si dice Giorgio, non Giorgio. Giorgio. Cioè? Quindi è Giorgio Gabriele, certo, Furio, ok? Giorgio, Giorgio, certo. E si dice Stefano e Cesare, se vogliamo fare i bambini dei Gisetti. E si dice anche Harry Styles, se vogliamo fare proprio quelli che sanno delle cose. Sicuro? Sì, al 100%. Music for a sushi restaurant, ecco, chiaro? Chi è? Becca questo. Vai Harry! Radio DJ è anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi. Chiamate Roma 3131 con il trio Medusa e qui su Radio DJ. La S com'è? Medusa o Medusa? Medusa. Se no ci confondiamo con i Medusa. Medusa, esatto, che ricordiamo incendiano l'Ariston sempre. Salutiamo il gruppo dei Medusa che ogni tanto ci scriviamo, ci sentiamo, fanno una vita pazzesca. Sì, loro che sono fighi, girano il mondo, sono famosi, eccetera. Sì, tu pensa quanti accenti sbagliano. Esatto. Giro per il mondo. Guarda, stavo per dire, pensa quanto ridono, che so, tipo i ragazzi di madrelingua giapponese quando tu vai al sushi a ordinare, perché lì è tutto completamente diverso. Tutto. E abbiamo parlato delle città. E da che cosa si capisce il grado di bellezza di una città? Vabbè, chiaramente dai monumenti e da quello che trovi. E di civiltà, dalla pulizia, ma anche dalla accessibilità ai servizi. Allora, ragazzi, ci sono città, perché ogni anno esce, no, la classifica della vivibilità città delle più città. Vivibili, sì. E la vivibilità non è data dalla bellezza dei monumenti. No, se no, no, Roma sarebbe la più bella del mondo. Il primo discorso. E invece no. Invece ai servizi. Accesso ai servizi e da cose che secondo noi sono proprio la spia che indica il livello di civiltà di una città. Per esempio, io la prima volta le ho viste a Bari. A Bari ho visto in un parco giochi sì, me lo ricordo, le altalene per i bambini in carrozzina. E ho detto, ma è una cosa bellissima, perché ovviamente permette a un bambino che è in quel momento sulla obbligato sedia, sempre obbligato, a stare sulla sedia, ma anche momentaneamente, magari, di poter giocare. C'è un'iniziativa bellissima dell'anno scorso, promossa dalla UILDM, che sarebbe l'Unione Italiana Lotta Distrofia Muscolare. Al telefono abbiamo il nostro amico Marco Rasconi, che è il presidente. Buongiorno Marco. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Buongiorno. Come stai? Tutto bene, voi? Molto bene. Beh, senti, complimenti. Ce ne parlavamo a microfoni spenti. Questa è una di quelle iniziative veramente, usiamo termine anni 80, fighe. Fighissime. Ne parliamo adesso perché ce n'è un'altra, esatto, della quale poi ci parlerai, ma perché vogliamo sapere i risultati di questa iniziativa che avete lanciato. L'anno scorso questa, giusto Marco? Sì. Ma allora è un'iniziativa che noi portiamo avanti da tanti anni, poi ovviamente siamo riusciti a raggiungere degli obiettivi importanti sia attraverso bandi ministeriali, ma anche attraverso il sostegno di delle persone, ma anche grazie al sostegno di alcune grandi aziende. Insomma, noi abbiamo cercato di sistemare più parchi gioco accessibili in tutta Italia. Ovviamente non solo per i bambini, che è ovviamente il punto principale, ma anche per quei genitori o per quei nonni che diventano disabili. Allora tutti possono giocare in un parco che include tutto. Ecco perché poi, come dicevate giustamente voi, la civiltà si calcola da queste cose, dal non escludere nessuno. Guarda, quando tu vai all'estero capisci per esempio che le città del nord Europa sono a dimensione di portatori di disabilità, sì, perché non esiste un gradino, non esiste uno scivolo, e non parliamo chiaramente del foro romano, non parliamo di una cosa che ti hanno lasciato in eredità 2000 anni fa, ma di cose moderne, attuali. Voi per esempio avete installato in 24 comuni italiani 70 giostre e arredi a dimensione inclusive, chiamiamole così. Sì, inclusive per tutti. Giusto? Esattamente. Poi ovviamente noi non ci fermiamo, nel senso che anche se i finanziamenti, le progettualità sono finite, noi vogliamo cercare di rispondere a tutti i comuni che ci chiedono di fare questo tipo di percorso, perché crediamo appunto che sia uno strumento di civiltà che debba essere più a disposizione di tutti possibili. Questo è un po' il tema. E poi ci vuole poco, ci vuole semplicemente attenzione
E vi dirò anche un'altra cosa, ovviamente è anche una scusa poi per dire però poi al parco ci devo arrivare, quindi mettiamo a posto i marciapiedi, mettiamo certo. a posto i mezzi pubblici e da lì cerchiamo di diffondere la cultura di avere un occhio particolare su chi è più fragile. Poi ovviamente io questa la dico sempre, noi facciamo una battaglia specifica che è legata alla disabilità, ma le battaglie che facciamo all'interno di una determinata fragilità poi servono a incrementare la sensibilità per tutti e quindi in realtà stiamo facendo una lotta civile per tutti, non solo per chi è appunto affetto da una disabilità. E Marco, se già vandalizzare la cosa pubblica è da perfetti idioti, vandalizzare un parco giochi è veramente da perfetti non c'è motivo, veramente non c'è idioti al quadrato. Esatto, vandalizzare un parco giochi in cui ci sono delle giostre inclusive non trova all'interno di questo programma una definizione che si può dire in onda. Microfoni spenti se volete. Noi ne abbiamo tante, onda, però quindi diciamo cerchiamo anche di curare, di fare in modo insomma che queste installazioni e che questi giochi durino. Quest'anno noi lo facciamo questa cosa, cerchiamo di raccontare anche all'interno delle scuole vicino ai parchi, proprio che quello è non è un parco giochi per Marco, ma è un parco giochi per tutti, quindi dobbiamo essere chiaro. Tutti attenti alla cosa pubblica. E quest'anno promuovete un'altra iniziativa, ci vuoi dire rapidamente di che cosa si tratta? Guarda, noi il post-Covid ha letteralmente tagliato le gambe a tante realtà associative, quindi sono a rischio veramente i servizi di base per le persone con disabilità e per tutte le altre persone. In particolare noi abbiamo sviluppato questo progetto che si chiama ERE, che vuol dire Esistenze Resilienti, questo è l'acronimo, e l'obiettivo è quello di far ripartire tutte quei servizi che sono alla base, dal semplice dare informazione alle persone, ma anche fare servizi di trasporto, portare le persone alle visite, reimparare e reinsegnare da capo che è possibile uscire, che è possibile vivere una vita normale nonostante una disabilità, e quindi stiamo cercando di ripartire. Marco, manca il passaggio più importante, come si fa a contribuire a questi progetti? Allora, innanzitutto la cosa che dico sempre io è veniteci a trovare. Bravissimo. Le sedi della Wild le trovate su tutto il territorio, su tutto il territorio sono diffuse sul loro sito wildm.org. Esatto, e questo vuol dire venirci a trovare. Poi che sia un contributo economico, che sia un aiuto, che sia la sensibilizzazione, che sia la vicinanza, una risata, una birra. Poi tra l'altro adesso ragazzi, se me lo permettete, c'è il bando del servizio civile aperto, quindi ne abbiamo parlato questa settimana, ne abbiamo parlato, guarda Marco, pensa quanto siamo in bolla, ne abbiamo parlato questa settimana. Quindi comunque dal sito della Wildm, ripetiamo wildm.org, trovate tutte le informazioni. Marco, un abbraccio enorme, ci vediamo prestissimo, grazie per quello che fate, grazie. Ciao. E guardo un mondo dall'oblò, mi annoio un po', ragazzi. Questa la sai tutta senza saperlo, questa guarda, la sai tutta senza saperlo. Anche se non è facile, No, no, perché poi che cambia, ho visto gente cadere addonto, anche sul Luna di Gianni Togni, 1980. Ricordiamo che oggi è la puntata dedicata agli anni 80, siamo tutti vestiti a tema. Dopo la pubblicità vi spieghiamo anche il nostro dress code, specialmente Furio che non è vestito anni 80. Adesso vi spiego perché. Guarda, non vedo l'ora, state lì, torniamo subito. And you're listening to Radio DJ. Ci sta molto bene perché Maverick, anzi questi erano The Mavericks, Maverick era una serie televisiva che forse ricorderete, quella western, no? E in America, negli Stati Uniti, andò fine anni 60, da noi comunque già negli anni 70 la mandò in continuazione, non ve la ricordate? Sì, me la ricordo vagamente, però per me oggi, che è anni 80, Maverick è il protagonista di Top Gun. Giusto. Anzi, come dicevamo in quegli anni, Tom Cruise. Non si dice Cruise, si dice Cruise. È bello perché sono continuato ad arrivare cose che non abbiamo mai citato, tipo non si dice bandobario inferiore, si dice bandobario inferiore, ma non l'abbiamo mai detto in vita mia, mai nella vita. Non sappiamo neanche in che provincia sia bandobario, non lo so cosa ci hanno segnalato. 738 venerdì 20 gennaio 2023 al 342 00 00 700, tantissimi messaggi, tra poco vi raccontiamo la nostra misa in 80, ma c'è una domanda, sentiamo. Ciao trio. Ciao. Come stai? A me degli anni 80-90 mi piacciono He-Man.
A te, ciao. Ma anche a noi piace i Men, ragazzi. Ci abbiamo fatto più di una festa vestiti dai Men, anche se il fumetto è anni... Il fumetto sarebbe allora bambino. Allora, studia fumetto però. È anni 80, la serie. Il cartone animato è anni 90. Esattamente nel 1990. Bravo, precisi. Come mai lo sai? Perché ho googolato. Questo non lo sapevo. Il resto lo so, tutto lo stesso. Oggi sono molto contenta. Avete detto 20 gennaio. Mamma! Sì. La paghetta! Ah, è vero, è vero. A proposito di paghetta, dopo dobbiamo controllare noi. Oggi è il giorno del controllino. Mamma, paghi come le medie, paghi il 20 del mese... No, le medie paga il mese dopo, presentazione fatta... No, la gente non interessa, lo so. Da 30 giorni... Ma noi sì, mamma! Noi sì, per forza! Il nostro 20° giorno dopo la fattura. Allora, arriviamo al momento della descrizione dei vestiti. Hai una base però un pochino più anni 80, Patrizio. Bravo, molto bravo. Oggi molto è bollissimo oggi... anche il nostro Patrizio. Allora, cominciamo proprio da te, Patrizio. Descrivi il tuo abito. Mi spiace dirti che qualcuno ti ha rigettato addosso. Sì, esatto. Ah no, è una camicia. È una camicia. Che camicia è? Allora, io sono partito dal presupposto che negli anni 80 ci si vestiva male. Quindi mi sono vestito male. Si è vestito male, punto. Che descrivi? Che cos'è? È una camicia molto colorata. Sì, molto colorata. Ricordiamo che tra po' alle 11 circa troverete sul nostro account il riassunto video dell'ottimo Gecio, vabbè, anzi Gecio. Che poi a Roma sarebbe Gecio. Tutti sarebbe a Roma Gecio. Lo chiameranno Gecio. Comunque voglio aggiungere che ho anche abbinato un paio di jeans brutti comunque, che sono molto più larghi rispetto alle mie spalle. Hai un'idea errata degli anni 80, soprattutto perché sotto è una maglietta tecnica perché... Hai freddo. Perché sei un anzianotto. Ma attenzione, il Previ in jeans, la prima volta che lo vedo in jeans. Incredibile. Maglietta bianca, un po' Fonzi, bomberino. Vero. Scarpa Doc Martens, calzino bianco di calzino spugna. Bianco così. Super. Dai, vado io perché andiamo in ordine, diciamo, crescente, perché secondo me il premio se lo porta a casa Veronica senza dubbio, anche per il coraggio. Ma io niente, dai, camicia ciarro, jeans ciarro. Cinta ciarro! Le calte, ragazzi, le ricordate le calte? Le calte, le scarpe. Calzino bianco, risvoltino, molto. Jackson, ecco, vabbè, Giorgio, dai. Ma io mi sono proprio buttuffato quando dall'84 in poi io ero un metallaro e quindi ho il chiodo che è degli anni 90 questo, no? Perché non potevo permetterlo allora. Sì, quindi poi ho la maglietta degli Iron Maiden, attenzione. Poi ho ovviamente polsini con borchie come andavano di regola. Scusa, ma quelli li hai tenuti o li hai ricomprati? Li ho ricomprati. Quelli che avevo si sono distrutti. Di originale, proprio del 1986, ho la toppa dei Metallica che avevo sul giubbotto quando ho fatto la maturità. Che spettacolo, bellissimo. quello credo che valga anche tanto. Tant'è c'è anche lo scotch, perché ovviamente. Certo. Furio, ci spieghi perché hai la tuta dell'esercito? Allora, lo sai che è molto bella quella tuta? Allora, la tuta dell'esercito, perché io vi ho già spiegato ieri che di anni 80 non ho più niente. Io non vestivo anni 80, ma non perché fossi figo, perché mia madre non mi comprava neanche la roba anni 80. Cioè, andava il piumino, io avevo il trench. Scusate, tutte le cose che ho sono nuove di pacca. Cioè, non è roba che avevo negli anni 80. Questo è il vestito, la tuta dell'esercito, della compagnia Atleti dell'esercito, è il vestito che io ho messo negli anni 80 più in assoluto. Io per 4 mesi, per 4 anni ho vestito così. Tra l'altro ti sta ancora, ragazzi. Andavano 4 misure più grandi, ti ricordo. Ma perché l'esercito ha un carattere che sembra Haribo le caramelle? Perché è utilizzato? Ai tempi era così. Che cos'è quello? Non è neanche un Comic Sans. No, hai ragione. Esattamente quelle dell'Haribo. Guarda il professionista, ho anche la maglietta con la quale si è cancellata la scritta. La maglietta. Perché fa difetto. Allora, si vestiva larghi, no Attila. Qui prima di... Ah, scusami, no, finì ai tuoi tempi? No, ai miei tempi, diciamo, ero magro, quindi stavo un po'... Ringrazio e saluto il mio coach, il mitico Gian Caterino, che forse all'ascolto. Ok, ma è ancora tra di noi. Sì. Ho incontrato un amico, il Bufalo, che mi ha ricordato uno dei mister che aveva Cinecittà, ed effettivamente avevo dimenticato, potremmo parlare una volta dei mister, delle indicazioni, a parte mister Pini, detto tre bestemmie, che non è radiofonico, ma era un mister che faceva le crasi tra le parole, no?
Ragalma, ragalma, ragazzi calma, ragalma, ragalma, d'attacco, difesa, difattacco, difesa attacco, era molto bello. Ce l'hai la dolce vita, qui devi mettere la dolce vita, perché ragazzi è proprio 1900, questa è Claudia Mendola sulla neve, Veronica di Pietrantonio stravince il contest, vestiamoci anni 80. Un po' Cortina, un po' Vindoli, anche un po' Megan Gale, ma è arrivata dopo. Ok, sì. Però non ho, ovviamente ho dovuto cercare nell'armadio dei miei genitori, perché negli anni 80 non c'era. Però è stata brava, perché lei ha tutti i prodotti, tutti gli accessori originali anni 80. Originali. Ho un pile Invicta. No. Pile originale Invicta. Bello. Devo dire che questo l'ho usato anche di recente io per andare sulla neve. Saresti stilosissimo sulla neve così, eh? Poi ho questo col bacchetto di mia madre, bianco, molto sobrio, certo. Maschera ovviamente, maschera, per la sicurezza, ma soprattutto lo scarponcino, perché lo scarponcino è del marito di mia madre, numero 43. 43! 43. Ho dei calzini un po' pesanti, però è proprio degli anni 80, 86, beh, tipo, una cosa del genere. E non ci siamo capiti, Patrizia, la dolce vita intendevo il gruppo. Il gruppo? Tutto, ovviamente, visto la dolce vita. Lì sei andato un po' indietro, non lui intendeva Gazebo, però anche lui che ne sa degli anni 80. Mettienne che meglio. C'è da dire, in situazioni come queste in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi e fuggire. Lo faccio con stile. Radio DJ, la trovi anche in podcast. 747, è un po' una fregatura crescere, stavamo così bene negli anni 80, eravamo spensierati, avevamo molte meno cose, non c'erano i social, ragazzi, negli anni 80. Quello sì, ma quanta scomoda statuta che sto portando, non so se arrivo fino a fine trasmissione, perché mi sono scordato di dirvi che anche, vedete, dato che era una per tutta la stagione, toglievi le cerniere diventava. Ma quella fanno adesso quelle cose? Sì, ma che ti buca qua in questa zona, no, l'avranno fatta meglio. Ma no, perché l'estetica vinceva la comodità negli anni 80. 342 00 00 700, sentiamo un commento di un benbeno sugli anni 80. Ciao Dio, sono Michelle da Roma, ho 8 anni. A me degli anni 80 mi piace il cubo di Rubik. Il cubo di Rubik, certo. È vero, pieno anni 80. Guarda, sì. Patrizio, ne sa più una bambina di 8 anni che te degli anni 80. In realtà io ci capisco anche degli anni 80. Guarda, tu capisci degli anni 80 quanto capisci di calcio. E a non capire nulla di calcio, però, Patrizio, sono in tantissimi. Vero, previ. Esatto. Allora, esatto. È la classica cosa che posso venire allo stadio con te. Ma sì, va bene. Ma quante partite hai visto? No. Ma un pochino. Cioè, è quello in cui quello al quale tu dici: guarda, ho due biglietti per la partita. Le piace il calcio? Sì, moltissimo. Ecco, io ho due biglietti di tribuna per domenica, c'è una bellissima partita, vuole venire con me? Chi gioca? Roma-Lazio. Peccato, l'ho vista l'anno scorso. E allora lasciamo stare. Non le racconto il finale perché vorrei spoilerare, quindi se la goda quest'anno. Ma vale per tutto, vale anche per gli altri sport. Per esempio, tipo io ogni tanto quando ando negli Stati Uniti vado a vedere partite di baseball e attacco dei missili al mio vicino. Ma scusa, ma quello non era uno strike? Quindi ti guardano e dici: ma questo chi l'ha? E non riguarda solo lo sport, riguarda proprio mille ambiti. Si sta scaldando l'altro lanciatore, lo stesso. È fuori dal campo. Lanci, non partecipi in sordina. Tu vuoi essere protagonista. No, però vale per tutte le regole, perché quando siamo andati a vedere il baseball, passava uno che io pensavo fosse quello che vende da bere, invece prendeva le scommesse. Ma cosa? Ma fanno le scommesse illegali all'interno? Si può fare. Durante la partita. Però è bello perché effettivamente non è che sei silente da una parte e cerchi quello ha già giocato! Centrano al 36, me lo ricordo! Ma che fa? Prima prende la palla e adesso batte pure! L'ha presa con le mani! Sì, l'ho fatto anch'io. Il quarto inning. Finita! Che è un po' quello che è successo a tutti i tifosi che abbiamo visto inquadrati sia durante i mondiali di calcio. Sia che sulla Supercoppa italiana. Che è successo. La Supercoppa a Riyadh, Arabia Saudita, ci sono dei tifosi che effettivamente lasciano qualche dubbio sulla loro fede calcistica. Anche è il caso di questo ragazzo che è finito su un filmato, poi diventato virale. È un ragazzo del luogo, accompagnato da un ragazzo italiano, che indossa la maglia dell'Inter, ma urla: Forza Milan, Forza Maldini. Forza Maldini. È rimasto proprio. Voleva dare
dare il boost così. Sì, però guardiamo in casa nostra, anche in casa nostra e anche ad altissimi livelli ci sono stati degli errori. Ma le regole le conosce questo? Per esempio, Coppa Italia 2021, la Roma effettua 6 sostituzioni contro lo Spezia. L'errore è stato la sconfitta a tavolino. Quante sostituzioni? 3-0, 6. Ha effettuato 6 sostituzioni. Perdonatevi, ma quante sostituzioni si possono effettuare? Sì? Ricordo che si possono abbiamo un problema di brucia. Effettuare 5 sostituzioni. Sì. Quindi sono 5, vedi, lo sa pure lui. Si possono effettuare. Effettuare. C'era un problema. Quale problema c'era? Mi piace molto perché mi piace la faccia. Effettuare. Comunque lo Spezia vinse, ma lo stesso venne dato il 3-0. Beh, quello perché proprio regola tecnica. Sempre nel 2021, annus horribilis, a Friburgo, il Friburgo Bayern Monaco tra l'84esimo e l'85esimo sul punteggio 1-3, doppio cambio, dentro Savitzer e Süle, fuori l'acciaccato Tolisso e Coman. Risultato in 12, perché nel frattempo ne avevano lasciato uno dentro. Dopo quanto se ne sono accorti, non si sa. Se ne sono accorti dopo una trentina di secondi. Perché ricordiamo che Lady Gaga. Radio DJ è anche in podcast on demand, dove vuoi, quando vuoi. Ci è venuto in mente che una comica potrebbe essere soprannominata Lady Gag. È una bellissima, è un supereroe di quei di Lillo. Battute fulminanti. Ha solo gag, non proprio, sai, scivola. Allora, a proposito di incompetenti di regole, al 342-00-00-700 ci piacciono più quelle che conoscete magari voi che di un vostro amico, perché questa se la ricordano davvero tutti, dai. Io vi ricordo una decina di anni fa l'Apo Elkan, il genio assoluto, che ferma il gioco in una partita NBA, Toronto Raptors contro non mi ricordo chi, con bestemmie in tutte le lingue dei giocatori. Però va detto a sua discolpa che poi ironizzò facendo addirittura una maglia su questa vicenda con cerchiata e la sua posizione scritto mi. Cioè mi sembra che ci fossero dei giocatori. Comunque era contro i Lakers. C'era Kobe Bryant. Bravo! Così si fa, così si conclude, che c'è? Blink, All the Small Things su Radio DJ alle 8.08, le 8.08, inizia la seconda ora di Chiamate Roma 3131 con il Trio Medusa in diretta appunto dalla capitale. Unico programma al momento, giusto, che è in una sede, parli di Radio DJ? Sì, che è remotata. Beh, Alessandro Cattera, hanno sentito che era in giro da qualche parte, vabbè, poi Andrea e Michele che erano dove erano sempre sulla neve circondata. L'imitazione che ne fa Federico Russo è identica. Bravo. Ogni tanto capita che Fabio Caressa o Buon Zazzaroni trasmettano da qua. Esatto, o Rudy Lau. Esatto, parliamo di Fabio Caressa e Zazzaroni perché parliamo anche di gente che vale anche per i concerti. Non abbiamo aperto il capitolo concerto, che tu ti porti qualcuno a un concerto che non è proprio il suo cantante preferito e fa: ah, non sapevo che fosse un uomo. È successo, che fosse un uomo con Alice Cooper. Ah, ma è un uomo! Alice Cooper! Perché era Alice Cooper. Però è pure successo, ho sentito con l'orecchio di questa faccia. Ma notte prima degli esami è proprio di Antonello Venditti. A occhio e croce, sì, sembra. Sono d'accordo. Che cantano solo quella, conoscono solo quella, e quindi stanno tutto il concerto distratti ad aspettare una canzone. Si chiama effetto Crash Test Dummies. Tu vai lì e canti. Che è anche abbastanza facile, volendo. Poi stai di spalle al palco, fondamentalmente. Al 342-00-00-700, che è il nostro contatto, ci ricordano che in realtà questa cosa delle sostituzioni, abbiamo detto, accade anche ad alti livelli. Ha una regola un po' variabile, sentite. Ciao, in Inghilterra si può fare anche una sesta sostituzione per botta alla testa. In una partita, una squadra ha effettuato questo cambio e l'altra, per free play, ha potuto
usare anche lei la sesta sostituzione. Ciao, Angelo da Bergamo. Ah, cioè, allora sapevo se che la fa botta una, in testa, però non sapevo che l'altra. Questa è successo durante il mondiale. Vi ricordate che ci fu una sostituzione in più per la botta in testa? Alcuni commentatori erano per un attimo perplessi. Sì, attenzione, che succede? Attenzione, ci dicono che si può fare. Però non sapevo che per fair play anche l'altra squadra. Possono effettuare un problema che poi è un po' quello influenzerà, secondo me, ma è anche arbitro espulgilo lascialo fuori fuori era rosso Walter da Cosenza. Buongiorno Walter, giusto? Buongiorno Trio, giusto. O Cosenza o Cosenza? Tu come allora, dici? Noi apriamo tutte le vocali, quindi è Cosenza. Cosenza. E allora si dice come dici tu, Cosenza. Ci ricorda un po' anche Dario Brunori come va. Lui è di Guardia Piemontese, località marina. Giulio, attenta a quello che dici. Provincia di Cosenza. Però non è Cosenza. Allora, Walter, nel tuo caso avete giocato 12 contro 11. Ma come hai fatto? Come avete fatto? Ma perché noi avevamo il mister nelle giovanili che era la quintessenza della furbizia sul calcio. Bello, molto educativo, molto educativo come cosa, bello. Sì, cioè, di quelli che bello, non insegna bello. La tattica, no, ma insegna a fregare. Tutte le tecniche per la simulazione. In area buttatevi. Poi ci domandiamo perché il calcio italiano sia peggiorato negli ultimi anni. Vabbè, comunque, in tutto questo, partita con una nebbia fitta che non si vedeva da un metro. Ma a Cosenza c'è la nebbia? Veramente io sono di un paesino che si chiama San Pietro in Guarano dove c'è tanta nebbia. Beh, dipende se stanno sulla Sila e Cosenza la Sila è lì in montagna, c'è quindi la nebbia. Cogli e Renato vogliono cantare non solo Nebbia in Valpadana ma Nebbia a dove? Barano. A San Pietro in Guarano. In metrica Guarano. Non ci sta, ragazzi, purtroppo. Quindi approfittando della nebbia avete giocato 12 contro 11? Esatto, ieri in panchina si gira verso di me e fa: Walter, dai, riscaldati che entri. E io gli chiedo così nella mia candida ingenuità, al posto di chi esce, e lui fa: no, entri. Non lo vedi che c'è spazio? Guarda quanto spazio. Qua un buco sulla fascia, lo copre tutto. Ma scusa, ma metti con la nebbia. Metti segnavi, poi nel cartellino ufficiale che scrivevano? Non lo so, inventavamo qualcosa. Tanto il rischio che io segnassi non c'era, quindi. Ma dopo quanto si sono accorti che eravate 12? Per capire, 2 minuti, ma 3 minuti? Mancavano 10 minuti scarti alla fine, quindi... Ah, quindi tutto il resto della partita avete giocato in 12? Vabbè, ma dai. Ma è servito almeno? No. C'è una giustizia divina. Grazie Walter, un abbraccio, buon venerdì. Pinguini tattici nucleari, ricordi, tantissimi ricordi, ha scatenato la telefonata del simpaticissimo Walter, addirittura Walter qualcuna chiede il tuo numero di telefono per interagire con te. Per la simpatia, l'ha raccontata molto bene questa storia di un allenatore che pur di vincere approfitta della nebbia, ne mette dentro un altro, butta lui in campo agli ultimi 10 minuti, 12 contro 11. Ma nessun risultato, nessun risultato, troppo scarso. L'allenatore il Crasi, ragubiamo, ragazzi, c'è qualcuno che ha fatto di meglio che giocare rispetto a giocare in 12? Un grande il mister della mia squadra di quando ero ragazzino fece l'esatto contrario. Fece uscire un mio compagno di squadra nonostante fossimo 11 senza alcun panchinaro. Fine. Era così scarso che dice è meglio giocare 10 contro 11 sapendolo. Sì, però scarso lui è scarsa la panchina, perché cioè, lui si è girato e ha detto vabbè va. Facciamo che giochiamo in 10. Vabbè, va.
ancora. Io mi ricordo che non avevo con il torneo del liceo l'ultimo anno, non avevo il tessero, non ero stato tesserato quell'anno perché non mi ricordo, mi sa che avevo preso la patente, ma volevo comunque giocare nella nazionale. Allora mi infilai nella nazionale facendo, rischiando che poi mi chiamassero. Si infortuna il portiere titolare Marco Mingrone e il mister, che era il professore di ginnastica, guarda, fa: Gabriele entra. Gli faccio: sicuro, in porta? Io: sicuro. ho giocato per forza, senza portiere non puoi giocare. Tu ironizzi, però no, tu immagini quante volte il povero mister Sarri si è girato verso la panchina e ha fatto: vabbè, no, ne faccio usci uno. ma giochiamo in 10. Te sei una pippa, fuori. Rovini gli altri. 3420000700. Veronica, puoi togliere il cappello se vuoi adesso, no, perché sennò... ormai è incollato alla mia testa. Si è beccato i complimenti del gruppo, che in effetti sta proprio bene. Veronica, oggi sta proprio bene vestita così. Veramente uscita dal film Vacanze di Natale. Da chi partiamo? Messaggio dedicato a... Partiamo da una coppia di truffatori. Coppia di truffatori. Minchia trio, io ho un fratello gemello. Quando eravamo ragazzi abbiamo fatto un cambio tra il primo e il secondo tempo, senza dire niente a nessuno. Io ho messo la sua divisa sporca e sono entrato. Bello fresco, carino. Fresco, 45 minuti in meno sulle gambe. Questo è doping. Esatto. Eccessivo, ma è doping. È doping eterozigota. Anzi, omozigota. Poi luoghi comuni, però impersonificati dalla donna. Dalla donna stessa, sì. Vabbè, una mia amica a metà del secondo tempo di una partita di calcio mi ha chiesto: ma scusa, ma noi non tiravamo dall'altra parte? Lasciamo perdere. Ciao Simona. Ciao Simone, è un grande classico. Grande classico. Quando quello nero non gli danno mai la palla. Quei bambini: papà, ma non dobbiamo fare gol nell'altra porta? Di chi sei? Non so, se però avete visto Napoli Cremonese. Infatti quello lo dico. Io non posso non pensare che un bambino abbia detto: papà, ma quelli azzurri stanno vincendo, siamo noi. Certo. No, Napoli no, gioca in bianco. Io non sapevo di questa maglia bislacca, ho visto la sintesi senza audio e quindi ho dato alla Cremonese gol del Napoli e a Napoli quelli hanno fatto bene, perché poi Napoli non è una città per nulla scaramantica. No, fatto bene utilizzare una maglia così. Previ, parliamo di situazioni nelle quali uno porta qualcuno incompetente. Dov'è? Sport o qualsiasi cosa? Musica, sport. Ah, bello. Vino, cacchio. Adesso vero, voi dite la squadra che gioca in 12, quello che non era tesserato, le sostituzioni. Mentre un centrocampista della squadra avversaria si avviava verso la porta in contropiede, è stato falciato dal nostro presidente, per dirvi questo. Senza nebbia poi, giacca e cravatta. Non lo fermava nessuno. Mi ricordo che lo fece anche Simeone. Simeone una cosa simile. Simeone. Gara di sci di Bambeni. Bambeni, 5 anni, arrivo, tempo buono. Peccato che avessi fatto tutte le porte al contrario. Dall'altra parte l'avevo presa. Quindi larghissime. Super larghe. No? Ma scusa, però è controintuitiva come roba. Stanno due, devi passare in mezzo. Se non passi, oltretutto, vieni squalificato facendo molta più strada. Ogni tanto i maestri di sci ti fanno la burla quando devi fare, diciamo, il saggio finale. Mi raccomando, passa dentro le porticine. I bambini piccoli. Ma è difficilissimo. Le due porte sono proprio attaccate. Non le devi toccare, che c'è la scossa. Piccola. Lo fanno per burla. È una buda. Da bambino, mentre giocavo in strada a calcio con dei ragazzini, urlai: punizione, punizione. Un bambino si è allontanato dal campo, testa bassa, si è messo in un angolo. Punizione. Che carino. Ma l'arroganza con il quale il mio amico Penna ha sostenuto per anni che i Beatles avevano composto All You Need Is Love per Stranamore. No, l'hanno fatta per strano. Sì, per il programma. Con arroganza. Ma guarda che del No. Pagati da castagna, però. Moglie... gli ha chiesto a lui. Mirko, mia moglie, in un museo molto famoso italiano, faceva la guida, vede Nicola Berti e davanti a tutti urla: Nicola Berti! Sì, sono io. Certo. E sto Milan, come va? Nicola Berti uguale Milan, Inter. Nicola Berti, Inter, proprio c'è scritto. È come dire Totti Lazio. Mio amico Nico invitò a cena una che gli piaceva moltissimo. La portò in un ristorante rinomato, gli fecero assaggiare il vino. Gli fecero sorseggiò. Buono, sa di tappo, serva pure. Buono, sa di tappo, serva pure. Perché pensava che fosse un valore. Che sapore di sughero. Non è difetto, è una caratteristica. Piegatura. Pia. In palestra parte una canzone.
un riconoscibilissimo riconoscibilissimo una ragazza commenta: aspetta questa la conosco, chi sono? I Migrant Song, le Zeppelin, è la stessa. Ah, dedichiamo pure le canzoni agli immigrati adesso. Ah, ma molto, parte, molto che bene. Che male ci sarebbe, no? Capito, ma poi secondo. Ah, stranno, hanno detto, ah, Shrek! Perché anche nella colonna sonora. I have this thing where i programmi di Radio DJ sono anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi. When my depression works the graveyard shift, all of the people I've ghosted stand there in the room. I should not be left to my own devices, they come with prices and vices, I end up in crisis. I wake up screaming from dreaming. One day I'll watch as you're leaving. 'Cause you got tired of my scheming. For the last time, it's me. Swift, Antiro alle 827 su Radio DJ, chiamate Roma 3131. Concludiamo la parentesi di gente incompetente, però in questo caso è quasi giustificato, perché quante volte vuoi fare canoa? Magari è la prima volta, magari sì, però ci puoi arrivare forse con l'intelletto. Con l'intelletto, con qualche nozione di geografia, ma proprio quella basilare, quando ti spiegano cos'è la collina, cos'è il fiume, cos'è, cioè, il lago, perché si muove l'acqua nel fiume. Però cioè, magari tipo, questo è il problema grosso dei parchi acquatici, no? Che tu fai sempre lo stesso giro. La balletta con la voce di Aldo Rock, che oggi trovate alle 11.30. Canoeing. Sì. Ci si mette in un fiume all'altezza di un ponte di pietra. Sì. Tre ore, discese, calate in corda, scivoli d'acqua. Si arriva allo sbarco, alla fine. Anche lì c'è un ponte in pietra. Sì. Molto simile al precedente, da dove siamo partiti. E un cliente mi fa: ah, si è tornati al punto di partenza. Ma sì, così la macchina è già qui. È tutto organizzato.
poi dici possibile. Non li ha... tranquilli, l'ho presa benissimo. Sì. L'ho pigiato qua fortissimo. La carotide, così lo strozzi sotto l'acqua. No, l'ho annegato. Ah, l'hai proprio annegato. E lui mi ha detto: ma mi stai uccidendo? No, è uno sport. Si chiama waterboarding. È la novità 2023. Enrico, buongiorno. Buongiorno, eccomi qua. Buongiorno. Pari e patta, 2-2 per questa settimana. Era un po' che non pareggiavamo con Enrico. Mannaggia la miseria. Da vicini. Allora, previsioni del weekend, oggi puntata anni 80, quindi col linguaggio sì, anni 80. Sì, io sono sempre vestito anni 80, per cui, però comunque. No, tu sei vestito con i vestiti degli anni 80, cioè, sono sempre quelli. Vai! Sono sempre quelli. Allora, comunque la bassa pressione che si è creata sull'Italia tormenterà soprattutto il sud nei prossimi giorni. Diciamo che la depressione cercherà di cuccare l'Italia. Cuccare. Al nord potremo avere in mattinata ancora residue piogge, non si escludono anche delle nevicate da fuori di melone a quote basse su basso Veneto, Emilia, Romagna, però migliorerà e quindi sì, al nord tende a migliorare. Fuori classe, centro, fuori classe. Insomma, Enrico, diciamo un po' centro, al nord una Cambogia. Okay. Al centro si comincerà discretamente, poi peggiorerà con arrivo di piogge sulle regioni adriatiche e sull'Asio, che diciamo verranno prese a schiaffarsi dal maltempo. E qui arriveranno delle piogge. Mentre al sud piogge sulla Sardegna, poi peggiorerà un po' su tutte le regioni del sud, quindi potranno essere anche intense le piogge, ad esempio in serata sulla Campania. Quindi direi alle care spittinzie di non andare oggi dal parrucchiere al sud, perché ci sarà anche molto vento, per cui insomma non vale la pena. Mentre le temperature caleranno soprattutto al centro a sud, poi domani domenica maltempo concentrato specie sul medio Adriatico dalla Romagna in giù, e al sud con nevicate a quote molto basse, però se siamo in gennaio ed è troppo giusto che sia freddo. Bravo, dai l'idea di usare questi termini anche nel quotidiano, esatto, perché li stai maneggiando troppo bene. Senti, non anticipiamo. Vado, sì, comunque. Vai. No, volevo solo dire che adesso non ho ancora fatto colazione, allora vado a smerigliare il gargarotto, perché veramente ho una fame che non ne posso più. Ecco. Dai, allora poi mi raccomando, domani saluta i 5-2 sbarbati di Laura e Rudy, ok? Sì, ciao Matusa. Ciao. Matusa. Alle 7 alle 9 chiamate Roma. Vocale e ascolto il trio Medusa. Arriva The Weeknd. Arriva le 838. Questa è Radio DJ. Era il riavvolgi delle 8:30, ma in realtà il disco che dobbiamo mettere, che metteremo, è dedicato chiaramente alla puntata Stra Casual anni 80. Siamo tutti vestiti anni 80, Radio DJ degli anni 80. Piccola anticipazione: nella settimana della festa di Radio DJ, cioè quella della prima settimana di febbraio, se non erro. Dal 30 gennaio al 3 febbraio, se non ricordo, 30-31. Avremo la possibilità di ospitare due di voi, quindi seguite i social di Radio DJ, perché verrà annunciata l'iniziativa del follow DJ quotidiano sul sito di DJ. Già c'è il forum per poter fare il streamato oggi. Perfetto. Proprio lì, ok, subito. Benissimo, allora però partecipate, chiedete di venire a Chiamate Roma, ma dateci un motivo. Il motivo può essere perché vi porto da mangiare, per ed esempio, è un ottimo motivo. Ho fatto un esempio, ma anche da bere, perché poi uno rimane con la gola secca, però è buono mangiare e bere insieme, perché sennò ha 1.300.000 followers il profilo ufficiale di Sabrina Salerno, che è Sabrina Salerno Official. E Sabrina è al telefono con noi, buongiorno. Buongiorno a tutti, scusate la voce un po' cavernicola, ma ho un raffreddore fotonico. No. Anche tu. Okay. Un'altra cosa in comune con Sabrina Salerno, oltre alla data di nascita, il giorno solo, ecco anche la voce bassa. Lei è molto più in forma di te. Esatto. Allora, a proposito di quello, glielo chiedo subito. Sabrina, hai mai pensato di mettere in commercio l'acqua del video di Boys? Perché io sono sicuro. No, aspetta, allora vi spiego. L'acqua di lui. L'acqua. Aspetta, ma ti spiego perché in quegli anni andava Cocoon. Io sono convinto, vedendo la differenza tra me e Sabrina, sembrano 800 anni, che lei abbia bevuto l'acqua di Cocoon. No, credo che tu faccia una dieta particolare e che sei molto attenta, giusto Sabrina? Perché sennò non si spiega la tua forma fisica. Diciamo che è un po' tutto, un po' è genetica, un po' è che sono molto attenta realmente, mi alleno, mangio bene, non ho mai avuto vizi particolari, quindi sono una che è sempre stata molto attenta alla salute fisica e mentale soprattutto. Che ricordo è degli anni
anni 80. Sabrina, se ti diciamo anni 80, per te, se dovessi fare un tweet, cosa scriveresti? Ma secondo me è stato un decennio meraviglioso, rivalutato oggi, molto bistrattato prima, negli anni 2000, negli 90, cioè gli anni 80 erano musica usa e getta, molto trash, tutto colorato. Invece in realtà avevamo scoperto che, e lo copiamo secondo me più oggi. Guarda, ne ho la controprova, non so se hai visto qualche puntata di Don't Forget the Lyrics, il programma quello su 9 dove si canta, tra la possibilità di scegliere un disco degli anni 80, una canzone degli anni 80 e un disco recentissimo, anche più giovani scelgono sempre gli anni 80, questo sì, anche facendo karaoke semplicemente, certo, quando vai prendi e canti quelle canzoni. Assolutamente. Sabrina, invece per quello che riguarda la moda, c'è qualcosa secondo te che non muore mai rispetto agli anni 80? Beh, sicuramente i jeans, quelli... Ma anche i chiodi, se ci pensi, tornano. Gli anfibi, ragazzi, la dimostrazione degli anfibi anni 80, ma sono sempre molto attuali, attualissimi. Ma tu hai ancora qualcosa degli anni 80 che vesti? Proprio... Però diciamo originale. Sì, delle cose le ho tenute, delle cose le ho date ad Animal Equality, le ho messe all'asta. Quindi, ma perché mi fa piacere a me, perché mi ricordano dei momenti particolari, però voglio dire non alcune cose sì, altre no. Qualcosa sì, qualcosa è incredibile che ancora le sta tutto. Certo, non so ancora se il bikini era bianco o rosa, pensa un po'. Bianco. Sabrina, se era rosa era color carne, quindi era bianco, fidati. Attenta che quando uno mi ha detto il tuo bikini mitico, così ho detto sì, il mio bikini rosa così, no, era bianco. Ma che sei pazza, e io convinta di avere, vabbè, lasciamo perdere. Senti, ma Sabrina, abbiamo attenta dei tagli. Esatto, abbiamo parlato del tuo profilo social, adesso siamo abituati, sì, grazie diciamo a questi ai social, insomma, ad avere un'immagine perennemente esposta, tutti, no? Nella tua epoca, che effetto ti faceva sapere che invece eri il poster di milioni di camerette? Ma sai, non te lo ricordo, non solo, un po' di tutti era, certo. Più generazioni, voglio dire. Poi c'erano, sai, sinceramente non proprio perché non c'erano i social, forse non te ne rendevi neanche conto. No, sì, probabilmente diciamo che... era solo una tua firma su un contratto. L'unica cosa che posso dire è che negli anni Ottanta, noi ragazzi degli anni Ottanta, che eravamo molto, cioè non esistevano i Photoshop, non esistevano una serie di cose che c'è oggi, quindi eravamo veramente naturali. E io, ragazzi, questo ci tengo a dirlo, che non sono mai entrata in una sala operatoria se non a 35 anni per partorire mio figlio con il cesareo. Cioè, a me avevano già detto di tutto, no, lei è rifatta, perché in realtà invece no, assolutamente ma no. Ma guarda, noi non abbiamo mai pensato, Rico, guarda. Sotto questo profilo, tantissime volte. Sabrina, in sì che mondo sì, dove sì. Oggi tutto è cambiato. Certo, ma certo, diciamo. Ma poi guarda, si capisce benissimo, Sabrina, che come dire, è veramente, come dici tu, genetica, è uno stile di vita. Ultima domanda, che effetto ti fa sapere di essere l'icona pop, che secondo me è una cosa bellissima, cioè essere popolari è una cosa bella proprio di quegli anni, e che sei, come dire, eterna nel nostro immaginario. Io ne vado fiera, perché come dicevo prima, secondo me è stato un decennio invece veramente molto molto figo, dove ancora oggi tutti prendono spunti dai suoni a tutto. Era tutto un altro mondo. Guarda, hai ragione tu, quello che hai detto prima, era un mondo coloratissimo, era veramente pieno di colori, adesso ce ne sono molto meno. Grazie Sabrina. Grazie mille Sabrina, un bacio enorme, a prestissimo. Ciao, grazie. Quando vuoi vienici a trovare live, ti aspettiamo. Vai, assolutamente. Io comunque adesso vado a bere l'acqua della piscina. Esatto, sì. Io la vado a bere. Non ti basta, prova con Lourdes pure, dammi retta. Arriva Boys, Sabrina Salerno. Ciao Sabri, baci, ciao. Radio DJ è anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi. Sabrina Salerno, orgoglio nazionale. Ma hai ragionissimo, amico, hai ragionissimo. Tra l'altro ho controllato, non c'è nessuna onorificenza. Ragazzi, che aspettiamo a farla cavaliere del lavoro, commendatrice, ragazzi, oh, ma scherziamo. Ma ambasciatrice quantomeno della città di Genova, guarda. Ambasciatrice della musica italiana nel mondo, per dire la reazione a questo disco. Ragazzi, chiamo da Enna, Franco da Enna. Freddo -1. -1. Finestrino aperto e musica Boys ad alto volume.
finestrina aperto, è chiaro, finestrina aperto, è chiaro, finestrina aperto, a Enna, sapete che la neve inizia per Enna, inizia la neve perenne, dappertutto inizia la neve perenne, perenne inizia. Allora, abbiamo controllato oggi, venerdì 20 gennaio, incredibilmente, e ieri, sono gli unici due giorni liberi da giornate nazionali e internazionali. Ufficiali, diciamo così, ufficiali. Ufficiali, allora, diciamo dell'ONU. L'ONU è sì, che determina queste giornate. Si chiama da sola oggi, cioè il 20 gennaio, dal prossimo anno sarà la giornata mondiale anni 80. Anni 80, dai, della musica anni 80, della cultura e musica pop degli anni 80. E così è deciso a martedì. Anche perché in realtà di giornate internazionali del cacchio è pieno. Del cacchio. No, scusami, l'altro ieri c'era la giornata delle selfie. Del selfie al museo, mercoledì. Ma che giornata? Più senso, la giornata è, e non è la cosa più assurda, prego. 2 febbraio, che subito. Allora, base tensiva, base tensiva. Giornata delle crepe. Ma va, fammi. Tutti a mangiare le crepe. No, non è colpa mia, però. Vabbè. Ma speriamo che crepe. Veramente. Ma scusa, marzo. Quindi si festeggia la giornata internazionale della crepe. Della crepe. Perché non, attenzione, non è che ti fanno lo sconto. No, niente. Posso dire che è meglio la crepe che il selfie al museo, comunque. Cioè, sì, che è il selfie al museo? No, in realtà il selfie al museo era nei musei dove non si possono fare foto. Puoi anche fare la foto. Ah, peggio. E comunque. Aiutami a dire. Comunque, una cagata. Permetti. 21 marzo, giornata mondiale della pace interiore. Cioè, cioè che c'è? Cioè, ricerchi interiormente. Ma però interiore. Fuori bordello, puoi anche fare una rissa, ma se dentro hai la pace. Attenzione a questo poker. Sì. Allora, 31 marzo, giornata mondiale del backup. Che comunque. Lo sai che questo è utile? No, lo sai. Lo sai che mi sei appena rotto un hard disk. Avrei dovuto fare un backup. Tutti il 31 marzo il mondo fanno cioè, quindi backup. Il doodle di Google è fai il backup. Fai il backup. Ma scusa, c'è la cronologia day, quello è più importante. No, ma c'è l'International Caps Lock Day. Cioè che tu scrivi che si scrive tutto in maiuscolo. Devi scrivere tutto in maiuscolo. Giornata internazionale riconosciuta dall'ONU. Che allora la giornata in cui leggo. Sì, del tutto maiuscolo, sì. A me mi urta così tanto, mamma. Che sempre, leggo meglio. Sempre a gridare. Hai nervi. Io ho un amico che mi scrive solo in maiuscolo. Fantastico. No, ragazzi, vuol dire che ci vedete bene, quelli come me. Maiuscolo. 31 luglio, giornata dell'amministratore di sistema. Questa se la sono fatta da soli. Questa se l'è fatta da soli, cioè nessuno mi caga. Hanno craccato il sistema e si sono inseriti. Il 10 novembre è la giornata mondiale degli stegisti. Quindi, però chiudiamo... questa senso. Detta a Roma la giornata di a merda. A schiavo. A merda, via qua. Attaccata, a merda. Così. Il 28 maggio è la giornata mondiale dell'hamburger, che è stata separata però dal 13 luglio che è la giornata mondiale delle patatine fritte. No! Non li hanno messi insieme. Non li hanno messi insieme. La questione ma di dieta. Secondo il premi la più idiota è? Beh, la giornata mondiale contro il lavoro minorile, che non è idiota. Ah, no, questa è forte. Sì, è una bella piaga quella dei minorenni che lavorano. Vero. Sì. Ma è una bella piaga pure quella dei maggiorenni che non fanno un cazzo. Che però viene celebrata tutti i giorni tra le 7 e le 9 da lunedì a venerdì qui su Radio DJ. Stabilizzarmi sulla tua frequenza. Radio DJ, la trovi anche in podcast. Resta qui alle 8.54, ragazzi, l'ultimo minuto per proposte che fate voi. Potremmo aprire lunedì sulle proposte delle giornate nazionali e internazionali. Che devono esserci. Vai. Arriva. Le olivette verdi, Aspetta, dobbiamo dare perché è fondamentale. È importante, vai. Se noi proponiamo quelle lì delle olivette verdi, lo sai il gusto tutto il giorno la gente. Il gusto tutto il giorno. Però scusami, perché qual era? Come Ricci. Certo. No. Un saluto a Giorgione da Siena. Giorgione da Siena, ma la domanda era sempre quella. A Zozzoni, ma perché siamo che sa, alzate olivette, quelle verdi. Saluto Alessandro Migliaccio, autore di Dante, che mi ha chiesto in separata sede che cosa fosse. Ha detto che adesso sente questo file con un'altra visione. E anche le olivette hanno un altro sapore. Però la giornata internazionale delle olivette verdi si può festeggiare, non nei supermercati, ma si può festeggiare. Lunedì riapriamo con questo, promesso. Con le vostre proposte. Con le vostre proposte, non sono lì a tenere. Finito, lì da Milano. Ciao. I programmi di Radio DJ sono anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi.